tutti in Abbennabbe e bentornati su Tubolubo. Io sono Medora e sì, questo è ufficialmente il mio primo video sul canale. Per chi non lo sapesse, sì, non sono una figura mitologica del canale, sono solo stata fino ad ora, principalmente nelle retrovie, a dare una mano ai miei amici. Prima di iniziare, vorrei ricordarvi a tutti di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così da non perdervi nessuna notifica sull'uscita dei nostri video. E detto questo, sigla! Oggi sono qui per parlarvi della serie televisiva di Queste Oscure Materie, che è andata in onda tra novembre e dicembre sui canali televisivi della BBC. Ora, io, momentaneamente espatriata in Inghilterra, ho avuto modo di vederla direttamente in televisione e personalmente era una serie che attendevo veramente, ma veramente da tanto tempo, data l'allora delusione tremenda del film, che fu, a mio parere, una cagata poderosa. Obiettivamente. Sono qui oggi per farvi la mia recensione di questa serie, che so che magari molti di voi non avranno ancora visto, però spero di riuscire ad ispirarvi per recuperarla o ad aspettare qualche mese quando uscirà sui canali italiani. Detto questo, dividerò il video ovviamente in una prima parte non spoiler e una parte spoiler. Premetto che non considererò spoiler tutto ciò che riguarda i libri, ma soprattutto tutto ciò che era già stato trattato nel primo film, nell'unico film che conosciamo, che è uscito 10 anni e qualcosa fa su questi libri, per cui questi non saranno ritenuti spoiler. Tutto ciò che sarà più preciso e riferito specificatamente alla serie sarà trattato prima nella parte spoiler. Quindi, per adesso, non spoiler! Ma prima di iniziare, una breve sinossi della trama. La trama di questa serie riprende gli eventi del primo libro scritto da Philip Pullman, ovvero La bussola d'oro. La storia parla delle avventure di Lyra Belacqua, una bambina cresciuta nel Jordan College a Oxford, che si ritrova ad intraprendere un viaggio fino al Polo Nord per andare a salvare il suo migliore amico Roger. Durante questo viaggio, lei sarà affiancata da diversi personaggi, primi tra i quali i Gitani, questa, chiamiamola, fazione di persone un po' in basso sulla scala sociale, che anch'essi hanno subito il rapimento dei loro figli e quindi, dato lo scopo comune di per Lyra andare a ritrovare Roger, per i Gitani di ritrovare i loro figli, si uniscono, o meglio, prendono Lyra con loro per andare a cercare questi bambini. Il loro viaggio li porta prima di tutto fino a Trollsund, credo in Norvegia, dove incontreranno due personaggi. Il primo, Jorek Birnison, un orso polare guerriero, uno dei personaggi più belli in assoluto dei libri, proprio, era uno dei miei personaggi preferiti, e Lee Scoresby, un avventuriero con una mongolfiera. Sostanzialmente figo, perché c'ha la mongolfiera, cioè, niente male, e da questi due personaggi. Proseguono quindi tutti insieme la loro strada verso il Polo Nord, salendo su verso il nord della Norvegia, a piedi ora a questo punto, e vengono raggiunti dalla strega Serafina Pekkala, che si rivela essere un'alleata preziosa in quanto appunto strega che vola. Alla fine tutti insieme appassionatamente arrivano a Bolvangar, questo centro di ricerca che in realtà fa una delle cose più brutte di sempre, cioè una delle cose che per quell'universo la cosa peggiore che uno si potrebbe immaginare, che non sto a dirvi perché anche se avete letto i libri e avete visto il film rimane comunque una cosa che forse un pochino la tratterei ancora come spoiler, per quanto è uno degli elementi principali di questa storia. Comunque, questo gruppo di persone riescono ad arrivare fino a Bolvangar, riescono a salvare i bambini, Lyra ritrova Roger e a quel punto decide di proseguire la sua strada verso il nord per andare a ricongiungersi con suo zio, che nel frattempo era partito in spedizioni, bla bla bla, che lui va a fare ricerche al nord. Qui il film si fermò. 10 anni fa decisero di concludere il film qua con la prospettiva di fare
ulteriori film che però, siccome avevano completamente stravolto il cursus temporale degli eventi, il film è stato un flop pazzesco. Però per chi ha letto i libri sa che manca il finale del primo libro, che nel film non venne proprio minimamente raccontato, per cui non lo racconto qui, perché non voglio rischiare comunque di fare spoiler, in quanto magari non tutti hanno letto i libri, forse più gente che vide il film all'epoca di quelli che lessero i libri. Però per chi ha letto i libri, vi garantisco, lo completano. La serie racconta tutto il primo libro, tutto dall'inizio alla fine, specifico alla fine. Vi dovrete vedere la serie per sapere di cosa sto parlando, molto. O comprare i libri, perché comunque vi consiglio i libri. L'universo creato da Philip Pullman nei suoi libri è infatti molto particolare per vari aspetti. Il più caratteristico di questo universo, dell'universo di Lyra, è il demon. Demone tradotto in italiano. Infatti, il demon è un animale che rappresenta l'essenza intrinseca di una persona. E ogni persona ha un suo demon. Appare alla nascita e fino all'età della pubertà questo demon ha la capacità di cambiare forma tra vari animali, da sorcio a gatto, a cane, a elefante, potenzialmente, a balena, che ne so, pure, volendo. E nell'età della pubertà questo si ferma in uno stato che poi sarà quello che accompagnerà la persona fino alla vita adulta. Personalmente è una cosa che ho sempre adorato, quando leggevo i libri sognavo di avere un demon, anche perché scusa, che non lo vorresti, un animaletto, un animale qualsiasi con il quale comunicare, che è te, di fatto è te, è una parte di te, è la cosa forse più bella che Philip Pullman si sia potuto inventare. Tornando a noi, gli altri elementi caratterizzanti dell'universo di Philip Pullman ovviamente è un po' di soprannaturale. Ci stanno infatti le streghe, che tendono a vivere nel nord e volano, perché le streghe volano, ovviamente, anche se essendo creature più o meno umane, hanno anche loro un loro demon, spesso uccello, per appunto per poter volare. E poi, altro essere inventato da Philip Pullman in quell'universo, sono gli orsi polari guerrieri! E niente, già questo basta, sono di un'epicità mostruosa. Chi se li ricorda nel film o chi ha letto i libri se li ricorderà benissimo, sono bellissimi, sono meravigliosi. E di queste due specie, i due personaggi che Lyra incontrerà nella sua avventura sono appunto la strega Serafina Pekkala e l'orso Yorick Bjornsson. Questa è la storia in grosso del primo libro, che è quella che è stata ripresa nel film di 10 anni fa. Il film 10 anni fa ha avuto grossi problemi, perché diciamo è stato estremamente criticato perché poco fedele alla trama che conosciamo dei libri. A mio parere la serie in questo ha vinto. Questa serie, che è stata prodotta insieme dalla BBC e dalla HBO, è infatti molto, molto più fedele al libro di quello che era il film, per cui io, da amante appassionata dei libri, ho apprezzato molto molto questa serie. Detto questo, nel cast di questa serie troviamo tra i vari nomi quelli di alcuni attori famosi, tra cui James McAvoy, il famoso professor Xavier, che interpreta Lord Asriel, all'epoca nel film interpretato, se ricordo bene, da Daniel Craig. La protagonista, Lyra Belacqua, è invece interpretata da Daphne Keane, X23, per chi ha visto Logan. E poi abbiamo Ruth Wilson, che interpreta Mrs. Coulter. Nel film l'attrice scelta era stata Nicole Kidman, mi pare. Oltre a questi tre nomi, troviamo anche il famosissimo, da ormai, Lin-Manuel Miranda, che interpreta il ruolo di Lee Scoresby, l'avventuriero con la mongolfiera. Non mi sembra fosse interpretato da nessuno di particolarmente famoso all'epoca nel film, per cui nisba. Ah, e non meno importante, l'attore che interpretava Dudley in Harry Potter fa una comparsa, tutto qua. Dal punto di vista del cast, devo dire che l'ho apprezzato. Gli attori, secondo me, sono stati scelti bene, si erano ben calati nel ruolo, sono riusciti a dare spessore e soprattutto sono riusciti a dare vita a questi personaggi, con forse l'eccezione
di Daphne Keane. Bisogna capire che il personaggio di Lyra è caratterizzato dal fatto che è una bambina. È una bambina che si ritrova ad affrontare il viaggio della speranza, in pratica. Quindi, ma pur sempre una bambina. E per quanto Daphne Keane ci sia piaciuta un sacco in Logan, era perfetta come X-23, su questo nessuno ha da ridire, qua diciamo che era un po' troppo poco bambina. Da questo punto di vista apprezzavo molto di più come hanno rappresentato Lyra nel film, diciamo l'attrice che era stata scelta per il film. Secondo me, insomma, era un po' meglio. Per il resto, diciamo, ci sono comunque attualmente tanti altri attori che fanno bene il loro ruolo, che tutto sommato, insomma, ci può anche passare sopra. Come accennavo prima, questa serie l'ho trovata molto, molto, molto fedele ai libri. Molto di più del film, che spostava gli eventi, cioè aveva completamente scombussolato il corso temporale degli eventi e perturbava tutto. Qua le cose seguono lo stesso filo, vanno nello stesso ordine, non c'è nulla di stravolto. No, ci sono ovviamente piccole differenze, perché quale regista, sceneggiatore non si prende quelle sue piccole libertà creative, ma ne parlerò più approfonditamente nella parte spoiler. Rimanendo in fascia protetta, no spoiler, vorrei aggiungere che le ambientazioni mi sono piaciute tantissimo. Si vede che hanno fatto sia un lavoro di CGI per trasformare Oxford in una Oxford più antica, per aggiungere i famosi i dirigibili, ecco, sì, che nell'universo di Lyra oltretutto ci sono i dirigibili, però anche bellissime riprese fatte poi. Oddio, in realtà non so dove sono state fatte, però che dovrebbero rappresentare la Norvegia e il nord, nord, freddo, freddo, bianco, bianco, neve, neve, freddo, gelo. Molto, molto, molto belli, quello mi sono piaciuti molto, erano praticamente come descritti nei libri. Stessa la città di Trollsund, dove Lyra passa a un certo punto ed è lì che incontra Jorek Birnison, è rappresentata molto bene. Devo dire, ho apprezzato forse di più il modo in cui è stata rappresentata qui nella serie rispetto a come era rappresentata all'epoca nel film. Fa capire un po' di più l'atmosfera del luogo. Una cosa molto che secondo me, allora, io non sono un'esperta di cinema, io ho studiato tutt'altro e mi occupo veramente di tutt'altro, però mi piacciono molto queste cose, e devo dire che le atmosfere le hanno studiate bene, perché quando vogliono farti mettere in ansia ci riescono, quando vogliono farti capire che l'ambiente è felice tu sei felice, quando vogliono farti capire che questo è un momento tragico tu piangi, almeno io pianto perché sono una frignona. Quindi non c'è stato un momento in questa serie in cui io sia stata apatica, in cui lo spettatore rimane un po' distante e apatico rispetto a quello che sta succedendo. Per cui, da perfettamente ignorante in materia di cinematografia e tutto quanto, è stato ben fatto. A questo punto io non so che altro potrei dire che rimanga non spoiler, per cui attenzione, iniziamo con gli spoiler. Ora che non siamo più in fascia protetta, mi spiegherò un po' meglio queste cose. Quando parlavo della scelta di Daphne Keane come Lyra Belacqua, mi riferisco in particolare a determinate cose. Nella serie sembra che hanno quasi completamente voluto lasciare da parte il fatto che lei sia solo una bambina, cercando di farla apparire più sprizzante di spirito, più intraprendente, più cose. Che per carità, sono pur sempre aspetti del suo carattere che Philip Pullman raccontava nei suoi libri, però c'era sempre quella parte di bambina, cioè è pur sempre una bambina che non è ancora arrivata alla pubertà, è una bambina. Lei è proprio perché è una bambina piccola che funziona solo in base alle sue emozioni, per cui lei intraprende questo viaggio solo perché il suo migliore amico, l'amico con cui è cresciuta, che l'ha avuto sempre a fianco, l'unica persona che le è sempre stata vicino, sparisce. E proprio perché è una bambina che vive trasportata dalle emozioni, e queste emozioni
Ogni tanto sono rimasta un po' interdetta, c'erano vari momenti in cui stavo lì, tipo... No, ok, pathos, niente, va bene. In compenso, visto che era perfetta in X23 a urlare, non so urlare benissimo, a quel punto la fanno urlare ogni 2x3, ah, de qua, ah, de là, ah, de qua ancora. A una certa, mi sono rotta le scatole pure io. Potrebbe essere una critica maggiore che ho da fare a questa serie, alla confine, la scelta della protagonista, che non è poco, che non è poco. L'interpretazione poi dei due altri personaggi principali, ovvero Lord Asriel e Mrs. Coulter, oh, io sono rimasta soddisfattissima, proprio tantissimo. James McAvoy è stato bravissimo in ogni momento, arrabbiato, distaccato, cosa. Oh, è un grande attore, io lo ammiro tantissimo, è veramente un grande attore, non ho nulla da ridire se non... Muah! Ruth Wilson, pure brava, ma a mio parere hanno anche lì un po'... Non mi sembrava aver un po' cambiato il carattere di Mrs. Coulter. Visto che nel film avevamo quella strafregna di Nicole Kidman, cioè Mrs. Coulter deve essere quel personaggio che tu rimani completamente imbambolato quando la vedi. Ruth Wilson, per quanto sia una grandissima donna, bellissima, secondo me dal punto di vista di regia potevano giocarsela un po' meglio. C'avevi Nicole Kidman. So che è difficile eguagliare Nicole Kidman, però provaci. So che quello che sto per dire non è proprio spoiler, però per chi non si ricorda il film o i libri, poteva essere, quindi nel dubbio ho preferito lasciarlo qua, il fatto che Mrs. Coulter sia la madre di Lyra, qui nella serie hanno cercato anche di mostrare questa somiglianza familiare. Infatti, tanto quanto la figlia urla, anche la madre urla. E c'è questa scena negli episodi fin uno degli episodi finali, in cui si urlano a vicenda tramite una porta, e tu stai là e fai... Che cazzo c'entra? Boh, vabbè. Però, da parte questo, lei rimane un personaggio molto, molto strano, difficile da capire, tanto quanto lo era nei libri. Cioè, rimane quel personaggio un po' criptico, un po' mistico, affascinante, ma allo stesso tempo inquietante. Brava, mi è piaciuta molto, veramente tanto. Passando oltre al gioco di attori, c'è un elemento principale che mi ha fatto venire l'urticaria. Ecco, no, ed è questa la mia maggiore critica alla serie. Allora, sono d'accordo che la CGI costa, e tanto quanto in Game of Thrones quel povero cane ce lo siamo dimenticato, tanto quanto qua nella serie c'avevi gli orsi polari da disegnare, ma porca miseria, me stai a far rappresentare un universo dove ogni singolo cristiano c'ha un demon? Dove cazzo stanno sti animali? Cioè ci sono... Cioè, a parte nelle scene individuali con due o tre personaggi, ma sistematicamente ogni volta che c'è un gruppo di persone, questi demon spariscono. Non si vedono, non li hanno fatti, per cui l'elemento principale di questo universo alternativo... cioè, per metà delle volte non c'era. E questo mi ha mandato in rabbia veramente numerose volte, perché cacchio, è quella, sai quando, cioè proprio quella cosa che ti rappresenta quel mondo, tu non me la fai completa? Su questo hanno toppato alla grande, questo secondo me è stato il loro errore maggiore, proprio enorme. Dovevano fare meno bene gli orsi polari per fare più demon, perché mi vuoi mostrare questo universo con i demon e non me li fai vedere. Cioè metà, cioè davvero in molti, anche troppi momenti io stavo lì a domandarmi: ma dov'è il/i demon? Dove stanno? Perché non li vediamo? Poi soprattutto,
siccome c'è questa cosa fondamentale che c'è una distanza massima a cui il demon può stare, che non è tanto, da quello che sono riuscita a immaginarmi leggendo i libri, i film, serie, tutto quanto, la distanza può saranno forse 10 metri, va, siamo forse sulla, cioè non è lontanissimo, però comunque, cacchio, dove stanno? Non rovina la visione della serie, ma comunque la senti come mancanza, la senti veramente come mancanza. Riguardo alla trama invece, una cosa che all'inizio mi ha fatto bestemmiare, ma poi arrivando alla fine ho capito il perché l'avevano fatto, e devo dire, gli faccio un applauso, perché è stata secondo me un'idea geniale, l'idea giusta ed effettivamente, proprio perché è una serie, non un film, che lo potevano e dovevano farlo, e ha senso il perché lo fanno. Quello di cui sto parlando è che, per quanto la serie riprenda gli eventi del primo libro, ovvero della Bussola d'Oro, e che sono gli stessi del film, assieme si vedono anche pezzi, o meglio, si vede l'inizio degli eventi del libro della Lama Sottile, del secondo libro, che se uno ci pensa bene, in realtà sono due cose che avvengono più nello stesso momento. Per cui, quando mi sono ritrovata nel secondo episodio, che Lord Boreal, quel bastardo col serpente, che attraversa uno di quei portali dimensionali, quei quadrati, quindi a quadri, che si chiamano finestre, che vanno, portano da un mondo all'altro, io al secondo episodio stavo tirando giù tutti i santi. E in realtà, dopo il quarto, quinto e sesto episodio, fino all'ottavo, ho capito il perché. Perché appunto, in vista della seconda stagione, che mi pare sia stata già confermata, hanno voluto già introdurre il personaggio di Will, quindi con la storia con la madre, il padre che era sparito, gli agenti che vanno in casa sua, che la distruggono e che cercavano degli indizi, lui che va a far nascondere la madre da uno dei suoi professori e che scappa, e che infatti la serie, l'ultimo episodio finisce che in contemporanea Lyra attraversa il portale aperto da suo padre e Will attraversa una di queste finestre, e quindi in modo tale da permettere nella seconda stagione di avere direttamente il resto della storia, senza dover fare un episodio di flashback totali. E devo dire, ottima idea. Ottima, veramente ottima idea. Almeno risparmi tempo, e soprattutto introdurre già Will non è stata una perdita di tempo, non ha tolto tempo al raccontare la storia di Lyra. Anzi, ti faceva capire che c'è qualcosa in più. Diciamo, per chi, parlandone con mio fratello non ha mai letto i libri, mi pare, non so se ha visto il film all'epoca, non mi ricordo, però lui mi diceva che questa cosa, oddio, c'è qualcun altro, succede qualcosa, chi sarà, che gli ha lasciato un sacco di aspettative, dice, oddio, ma che succede? E io stavo là, io i libri li ho letti, e io lo so cosa succede. E quindi è stata veramente, veramente un'ottima idea. Certo, ho bestemmiato all'inizio perché non capivo, però è anche questo il bello di una serie, alla fine tu non devi capire tutto fin dall'inizio, è bello che le cose le scopri man mano. E poi, sì, il finale. Sì, cazzo, sì, il portale si apre. È molto diverso da come ce l'eravamo immaginati nei libri, perché se ricordo bene nei libri, che ho letto un bel po' di tempo fa, però se ricordo bene nei libri, quando Lord Asriel sfrutta la scissione di Roger dal suo demon, l'energia di quel legame, riesce finalmente ad aprire quel portale per andare verso la città negli aurori boreali, però per come era descritta nei libri sembrava più una scalinata o qualcosa, insomma, quello. Qui è semplicemente una cosa, una linea di luce. Vabbè, ti fa capire comunque che è un portale, per carità, è un portale, cioè è fighissimo, l'ha rappresentato, c'è cioè proprio la cosa, schlack,
Cioè, io stavo là tipo, ah, sì, che bello! Cioè, oddio, mi dispiace Roger, però sì, che bello! Cioè, veramente, era questo che mancava nel film, che tu arrivavi e fai, e non te lo fanno vedere, dici, che palle, li mandi a quel paese, per cui sì, l'hanno fatto vedere, ci sta, è bellissimo, è esattamente quello che doveva essere, per cui complessivamente a me questa serie è piaciuta molto e la raccomando. Se avete modo di recuperarla, so che è disponibile sul servizio streaming della BBC e anche quello della HBO, che mi sembrava capire che sono andati in onda più o meno in contemporanea sulla BBC e sulla HBO, però comunque mi pare aver letto che comunque dovrebbe arrivare forse su Sky ad aprile. In ogni caso, a chi ha letto i libri e si sogna ancora i Demon, vedetevela, merita tantissimo. La raccomando veramente vivamente, vedetela. Quando l'avrete vista, venite a farmi sapere. O se l'avete già vista, perché anche voi eravate super appassionati di questo mondo e volevate vederla, avevate aspettative e tutto quanto, lasciatemi un commento, fatemi sapere che ne avete pensato, se anche voi l'avete apprezzato, se voi invece non l'avete amato, se non vi è piaciuto, fatemi sapere. Lasciate un commento, ovviamente vi chiedo gentilmente, lasciate anche un like, che è il mio primo video e quindi siate gentili con me. Detto questo, cari nabbi, io vi saluto tanto e vi auguro un buon anno. Ciao! Congratulazioni per essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto, lascia un like e un commento. Iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche. E se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità, seguici su tutti i social linkati in descrizione. L'invasione Nabba è iniziata!